nelle zone più remote dell'Europa orientale, c'è una terra dove il tempo sembra essersi fermato. Un luogo dominato da creature straordinarie, in cui l'uomo sta ancora attento agli animali della foresta. Ad uno in particolare. Il lupo grigio euroasiatico ha sempre ispirato leggende, ammirazione, paura e odio. Nel cuore dei Carpazi, il suo regno è ancora intatto. È maggio. Le fitte foreste della Romania centrale pullulano di vita. Questi lupacchiotti stanno iniziando a muovere i primi incerti passi fuori dalla tana nel mondo sconfinato. Nati ciechi, sordi e in grado a malapena di muoversi, ora a 3 settimane di vita hanno gli occhi bene aperti e stanno imparando a camminare. Piccoli ma famelici devono essere allattati almeno 5 volte al giorno. Sotto lo sguardo vigile del padre. I genitori sono gli alfa del branco, gli unici che si riproducono. Guidano un gruppo molto unito, composto da figli avuti in precedenza e qualche esemplare non imparentato che si è aggregato. Per ora, il compito della madre è restare nella tana, per badare alla prole. Accertandosi che i piccoli non si allontanino troppo. Mentre esplora i dintorni, un cucciolo potrebbe allontanarsi e mettersi nei guai. E il mondo là fuori è pericoloso. Nei Carpazi, meno della metà dei cuccioli raggiunge l'età adulta. Nonostante siano destinati a diventare dei super predatori, altri abitanti delle foreste possono ucciderli. Anche se leggermente più piccola di un lupo, la lince europea è un felino estremamente forte. Può abbattere prede 4 volte più grandi di lei. E a differenza dei lupi, caccia da sola. Non è una velocista, perciò si apposta per sferrare attacchi a sorpresa. Le linci possono uccidere intere cucciolate di lupi, se lasciate incustodite. Fortunatamente, questa femmina ha catturato un capriolo, che la terrà occupata e sazia per vari giorni. Malgrado la rivalità, linci e lupi hanno spazio a sufficienza per convivere tra queste vette scoscese. I Carpazi attraversano 7 paesi europei e si estendono da est a ovest lungo 1500 chilometri di terre inaccessibili. Un'oasi selvaggia in un continente affollato. I lupi sono stati perseguitati in tutto il mondo, ma qui si prendono la loro rivalsa. Quella dei Carpazi è la seconda popolazione più grande d'Europa.
Per i lupi, il segreto del successo è la collaborazione. È vitale che ogni membro della famiglia sia consapevole del proprio ruolo. Con il lavoro di squadra, il branco avrà più successo nella caccia. I lupi usano il linguaggio del corpo per comunicare umore e status sociale e stabilire i limiti. La coda bassa e scodinzolante indica tranquillità. I morsi delicati che si scambiano i membri del branco nel salutarsi sono un segnale di alleanza. Questo maschio tiene una postura eretta per mostrare sicurezza. Questo, al contrario, con la coda bassa, si accuccia e lecca il muso in segno di sottomissione. È un continuo cambio d'atteggiamento, a volte spavaldo, a volte remissivo. Il lupo di basso rango si sdraia esponendo il ventre, vulnerabile, ai maschi dominanti che lo tengono fermo. Questo tipo di morso in genere non ferisce. Ma la presa alla gola mette in chiaro chi comanda. Questi rituali contribuiscono a inibire l'aggressività. È un bene per i cuccioli. Un branco coeso dà loro più chance di sopravvivenza. I lupi condividono queste foreste di montagna con un'altra specie molto socievole, di cui spesso si cibano. Questa femmina di cinghiale è a capo del suo branco. Ha partorito 5 settimane fa e ora i piccoli possono seguirla nelle sue escursioni quotidiane. Le pellicce striate li aiutano a mimetizzarsi. Nel branco si riproducono solo la matriarca, le sue figlie e altre femmine strettamente imparentate. A un anno dalla nascita, i maschi vengono estromessi e devono cavarsela da soli. Vagheranno per la foresta o si riuniranno in gruppetti fino alla stagione degli amori, in inverno. Nel branco è la matriarca a decidere tutto, anche dove andare in cerca di cibo. Il gruppo può percorrere anche 12 chilometri al giorno frugando nel terreno. La foresta fornisce un menu straordinariamente vario. I cinghiali non sono esigenti, mangiano di tutto. Piante, noci, uova, insetti, anfibi, mammiferi e anche carcasse. Un duro disco di cartilagine all'estremità del muso permette loro di smuovere il terreno. Dovunque passino è come se la foresta venisse arata senza sosta. Una benedizione per l'erba, i fiori e gli arbusti. La foresta si rigenera grazie all'aiuto degli animali. Dal canto suo, gli fornisce tutto il necessario per sopravvivere.
E questo scambio è particolarmente proficuo per il più grande mammifero terrestre d'Europa, il Bison bonasus, o più semplicemente bisonte europeo. È luglio. E per questo gigante, l'ombra della foresta è una piacevole tregua dall'afa. Pesa poco meno di una tonnellata. Ed è alto quasi 2 metri. Oltre un secolo fa, nei Carpazi, la caccia ha portato i bisonti all'estinzione. Ora, però, i programmi di reinserimento stanno riportando piccole mandrie nel loro areale d'origine. Questo guardacaccia è contento del ritorno dei bisonti. I Carpazi sarebbero incompleti senza di loro. Ma deve tenersi a debita distanza. Un bisonte spaventato potrebbe attaccarlo. Questo maschio si sente un re della foresta. È forte, perciò non ha paura. I bisonti hanno pochi nemici naturali, a parte l'uomo. Talvolta i lupi attaccano i piccoli o gli esemplari più deboli. Ma è molto difficile che aggrediscano un adulto sano. In questi rari casi, la mandria si difende con zoccoli e corna. Per i lupi, il rischio è maggiore della ricompensa. L'appetito del bisonte è proporzionato alle sue dimensioni. Può divorare più di 30 kg di vegetazione al giorno. L'estate rende la foresta più rigogliosa, fornendo foglie fresche in abbondanza. Grazie all'altezza, il bisonte può raggiungere rami preclusi agli altri erbivori. E la corteccia fibrosa di un albero secco è un pasto facile. Non disdegna i funghi cresciuti sul legno marcio e mangia anche le graminacee, snobbate dagli altri animali. Tutto ciò che prende dalla foresta glielo restituirà. Il bisonte gioca un ruolo cruciale per la salute di questo ecosistema. Si è notato sin dal loro ritorno. Inconsapevolmente sparge semi meglio di chiunque altro. Negli zoccoli possono incastrarsene a centinaia. Possono impigliarsi sulla loro pelliccia e prima o poi cadranno altrove. E soprattutto, gli escrementi sono pieni di semi e sostanze nutritive, compreso l'azoto. E tutto questo stimola nuova crescita. Per mosche e coleotteri non c'è posto migliore in cui deporre le uova. Per i bisonti, questo è il rovescio della medaglia. In estate sono tormentati da sciami di insetti e altri parassiti. Trovano sollievo solo rotolandosi sul terreno. A metà pomeriggio, vicino a un ruscello, trova rifugio un animale molto più piccolo.
Questa salamandra pezzata emerge dall'acqua in cerca di prede all'ombra di rocce e piante. È una creatura anfibia, nata in acqua con le branchie. Ora, in età adulta, respira tramite polmoni ben sviluppati. Lunga circa 15 centimetri, per un uccello, un serpente o una volpe, sarebbe una preda facile. Ma le evidenti macchie gialle avvertono che è meglio starle alla larga. Perché secerne un mix di neurotossine da ghiandole poste dietro gli occhi e lungo il dorso. L'ingestione di una goccia grande quanto un granello di sabbia basterebbe a uccidere un uomo. Le tossine paralizzano le terminazioni nervose, causando insufficienza respiratoria e, di lì a poco, la morte. Nessun animale si azzarderebbe a mangiarla. Nel cuore della foresta, i lupacchiotti hanno ormai 8 settimane. Sono già più simili agli adulti, con i loro lunghi arti e le grosse zampe. Diventano ogni giorno più sicuri e seguono il branco fino a 1,5 chilometri dalla tana. Cominciano sin da ora a stabilire chi è il capobranco. Il gioco è fondamentale per l'apprendimento delle regole. Rinforza i legami sociali e perfeziona le tattiche di combattimento. I cuccioli sono parzialmente svezzati e mangiano il cibo solido portato dagli adulti. Questo significa più impegno nella caccia per il branco, che si allontana, lasciando i piccoli in un punto di ritrovo lontano dalla tana. Per scovare una preda, i lupi si affidano più all'olfatto che alla vista. Hanno 200 milioni di recettori nel naso. Noi solo 10 milioni. E la parte del cervello che elabora gli odori è 60 volte più sviluppata della nostra. Rivela un mondo a noi invisibile. Hanno fiutato l'odore di un cinghiale. I lupi possono seguire le tracce di una preda per giorni. E se partono alla carica, non mollano finché questa, esausta, non crolla. Nella fase d'avvicinamento è la vista che li guida. Con una visione periferica di 250 gradi, notano anche il più piccolo movimento. Il branco resta nascosto in silenzio e controvento il più possibile. Valuta i punti deboli del gruppo di cinghiali. I cuccioli sono bersagli facili rispetto agli adulti. Ma serve prudenza. La madre è protettiva ed è sempre nei paraggi. Può infliggere gravi ferite con i denti. Silenziosamente, i lupi si dispongono a ventaglio.
repentino cambio di vento li tradisce. Ci sono troppi cinghiali adulti in questo gruppo per azzardare un inseguimento. Per ora, il branco e i lupacchiotti restano affamati. Per i lupi, il tasso di successo nella caccia è basso. In alcune aree, nemmeno un attacco su 10 va a buon fine. Si sono adattati a questo alternarsi di abbondanza e carestia. Se necessario, possono resistere più di 2 settimane senza mangiare. Ma ora ci sono piccole bocche da sfamare. Per i lupi può essere dura resistere al richiamo degli animali domestici. Condividono il loro habitat montano con i pastori e le loro greggi. Per proteggere il bestiame, i pastori ricorrono al migliore amico dell'uomo. Da secoli, i cani pastore dei Carpazi fanno la guardia a greggi e mandrie. Si ritiene che discendano da cani che vivevano in Mesopotamia circa 9.000 anni fa. Lo stesso periodo in cui si cominciò ad addomesticare pecore e capre. Sono cani molto robusti, capaci di sopportare l'imprevedibile clima della montagna. Prima di poter andare al pascolo, alcune pecore devono essere munte. A mano, come da tradizione. Il latte verrà usato per produrre un formaggio molto proteico, destinato non solo alla famiglia del fattore, ma anche ai suoi cani. Qui la carne è un lusso e il formaggio fa risparmiare e mantiene i cani ben nutriti, pronti per la dura giornata. Il pastore conosce ognuno dei suoi cani sin dalla nascita. Sono cresciuti con le greggi che sorvegliano. La differenziazione evolutiva tra lupi e cani è avvenuta circa 27.000 anni fa. Mentre i lupi hanno sviluppato un'innata diffidenza verso gli uomini, i cani sono in perfetta sintonia con noi e gli allevatori fanno affidamento sul loro spirito di collaborazione. Sono diretti verso gli alti pascoli di montagna, dove si fermeranno per qualche giorno. È qui che il gregge è più vulnerabile. A fine estate si conta il maggior numero di pecore vittime dei lupi. E i pastori li uccidono per rappresaglia. Le conseguenze possono essere catastrofiche. La morte di un lupo può portare al disgregamento di un branco. Quando ciò accade, gli elementi più inesperti si disperdono ed è più probabile che attacchino il bestiame. Gli ambientalisti si sono adoperati per incoraggiare l'utilizzo dei cani da pastore e per evitare le rappresaglie, gli allevatori vengono rimborsati per ogni capo di bestiame che perdono.
Dopo una giornata passata ad arrampicarsi, sui Carpazi scende la notte. Le pecore vengono chiuse in un recinto sulla cima del monte. È adesso che il gregge è più a rischio. I lupi cacciano spesso con il favore delle tenebre. I cani restano di guardia nelle vicinanze. La folta pelliccia a doppio strato li protegge dal freddo. Se si avvicinasse un predatore, il fiuto e l'udito permetterebbero ai cani di individuarlo in anticipo e dare l'allarme. Finora è stata una buona estate. Il pastore non ha perso neanche un animale. Con i suoi fedeli cani a tenere a bada i cugini selvatici, può dormire tranquillo. Dell'uomo, la più grande minaccia per i lupi sono gli altri lupi. E oggi il branco è in allerta massima. Ha fiutato l'odore di rivali nel suo territorio. L'incontro tra due branchi porta sempre a uno scontro feroce. Un rischio per i cuccioli indifesi. Gli alfa radunano la famiglia per andare in ricognizione. È ora di comunicare agli intrusi che devono andarsene. I cuccioli non hanno più bisogno di essere allattati frequentemente. Perciò la madre li affida a un guardiano e parte con il gruppo. Nei Carpazi, il territorio di un branco può estendersi da 80 a 300 km quadrati. Per marcare i vasti confini, i lupi usano il loro odore. La coppia alfa fa continue soste per urinare lungo il tragitto, lasciando un'inconfondibile firma. Dall'urina e dalle feci si può risalire a tutto, dal sesso allo stato riproduttivo. Ai margini del territorio, le soste sono più frequenti. E parte un coro di ululati. Un suono sinistro che per secoli ha suscitato timore e ispirato leggende. L'avvertimento è chiaro. State alla larga, questa è casa nostra. L'ululato serve anche a consolidare i legami sociali. È un richiamo per radunare il branco o restare in contatto quando si è separati. Può risuonare per 16 chilometri. Terminata la ronda quotidiana, il gruppo torna indietro. Ha dimostrato di essere coeso e pronto a battersi. Accettare la presenza dei lupi porta grandi vantaggi. Essendo in cima alla catena alimentare, sono indispensabili per tenere sotto controllo la popolazione dei cervi rossi, che proliferano nei Carpazi e sono le prede preferite dai lupi. D'estate, fino alla stagione degli amori, i cervi maschi vivono in gruppi, separati da quelli delle femmine e dei loro piccoli. Dovunque vadano, mangiano foglie e germogli di alberi e arbusti.
Se non ci fossero i lupi a dargli la caccia, la foresta sarebbe a rischio. La popolazione dei cervi crescerebbe a dismisura, procurando gravi danni agli alberi. Perché una foresta resti in salute, i predatori sono necessari. Tra questi, non poteva di certo mancare quello più diffuso al mondo. La volpe rossa. Una creatura pronta a cogliere ogni opportunità. L'inventiva è il segreto del suo successo. Caccia, rovista e non disdegna le carcasse. La sua dieta varia in base all'ambiente o alle stagioni. È un'abile predatrice che predilige piccoli mammiferi e uccelli. Il nido di questo picchio è troppo in alto. Fuori dalla sua portata. Ma alcuni uccelli nidificano sul terreno. Un colpo di fortuna. Trova un nido incustodito. Raccoglie un uovo con delicatezza. È un cibo nutriente, ricco di proteine. Ottimo bottino per l'astuta volpe. Ma non lo mangerà adesso. Lo conserverà per il futuro, insieme alle altre uova. Poi le prende tutte e le seppellisce. Così facendo, avrà una riserva di cibo a disposizione per i tempi di magra. Se sospetta di essere stata vista, dissotterra le scorte e le nasconde altrove. Ma per ora il suo tesoro è al sicuro. Per ritrovarlo, farà affidamento sul fiuto e su una mappa mentale della zona. Il suo cervello contiene cellule grid, uno speciale tipo di neuroni. Permettono un'accurata misurazione delle distanze, fornendo all'animale un sistema di posizionamento molto simile a un GPS. Ma se proliferassero indisturbate, le volpi potrebbero arrecare gravi danni alle popolazioni di uccelli, piccoli mammiferi e anfibi. Ciascun predatore di queste foreste contribuisce a mantenere l'equilibrio naturale. Le linci uccidono le volpi, tenendone il numero sotto controllo. Le volpi stanno alla larga dai territori dei lupi, cosa che limita il loro raggio d'azione. E allo stesso tempo impedisce che le piccole prede vengano decimate. Si avverte un cambiamento nell'aria. Con l'arrivo dell'autunno, le temperature si abbassano e le giornate si accorciano. La foresta subisce una spettacolare trasformazione.
Col rallentamento della produzione di clorofilla, le foglie degli alberi iniziano a cambiare colore. Emergono i pigmenti gialli e arancioni. Poi, alla base dei piccioli, si forma uno strato di cellule simili al sughero che causa la caduta delle foglie. A questa stagionale caducità si accompagna la dispersione dei semi grazie a ghiande, castagne e fagiole. Questa manna autunnale è un gradito bonus ultranutriente prima dell'arrivo dell'inverno. Sul terreno, cinghiali e bisonti fanno man bassa. Le nuove fonti di cibo attirano anche il più grande carnivoro d'Europa. Un orso bruno, impegnato ad accumulare grasso in vista del letargo invernale. Al calare delle temperature, la salamandra pezzata cerca un posto per andare in letargo. È una creatura molto stanziale e ogni anno torna negli stessi rifugi, guidata da immagini e odori familiari. Il luogo in cui svernare deve essere umido. Non potendo bere, si idrata assorbendo umidità tramite la pelle. Non può produrre calore corporeo, perciò la tana deve essere in grado di proteggerla dal grande freddo. Le profonde fenditure di uno sperone roccioso sono il luogo ideale nella foresta umida. Per ripararsi da ghiaccio e neve. L'arrivo dell'autunno segna l'inizio della stagione degli amori per il cervo rosso. Questo maschio perlustra la zona pronto a cogliere delle occasioni. Nei mesi estivi si è irrobustito, vivendo pacificamente con gli altri maschi. In autunno, però, le cose cambiano. Non è più tempo di nutrirsi, ma di lottare. È in perfetta forma, come si deduce dalle corna. Durante l'inverno, i cervi rossi perdono i palchi, che ricrescono durante l'estate. Stanno ad indicare l'aumento di testosterone degli ultimi mesi. Ora le corna hanno smesso di crescere e si sono calcificate, diventando armi micidiali. Ha fiutato l'odore di un branco di femmine nei dintorni. Ed è pronto a lottare per conquistarsi il diritto ad accoppiarsi. Il suo bramito può essere udito a un chilometro di distanza. Le femmine sono attratte dai maschi forti e dal bramito più potente. Per apparire più affascinante, il cervo si rotola nella propria urina, incentivando le femmine ad andare in calore. In preda a una tempesta ormonale, è pronto a lottare fino alla morte per conquistarsi questo harem. I maschi si radunano per un rituale di corteggiamento chiamato Lek, in cui ciascuno presidia il proprio territorio.
I contendenti si valutano a vicenda in base a forza e dimensioni. Alcuni si mettono in mostra adornando i palchi con del fogliame. Il maschio comincia a radunare alcune cerve senza mai abbassare la guardia. Alla minima distrazione, un rivale potrebbe tentare di soffiargli l'arem. La tensione aumenta. E si fa avanti uno sfidante. Non sembra intenzionato a cedere. Gli scontri avvengono solo tra cervi di stazza simile. E questi due maschi sono alla pari. Monte è in posizione di vantaggio. Lo sfidante è messo alle strette e costretto alla fuga. Questo cervo si è conquistato il diritto esclusivo di accoppiarsi con il suo harem. E continuerà a difenderlo per tutta la durata della stagione degli amori. Concentrati sulla riproduzione, i maschi hanno poco tempo per nutrirsi. È un periodo stressante e possono perdere dal 20 al 30% del peso corporeo. L'abbondanza di cervi rossi ha garantito al branco di lupi l'agognato pasto. Un adulto può divorare anche 9 kg di carne alla volta. I cuccioli, che ora hanno 7 mesi, sono vicini alla maturità e condividono la preda con i genitori. A poca distanza, i subordinati attendono il loro turno. Potranno mangiare solo quando la coppia alfa e i loro figli saranno sazi. Durante i pasti le tensioni aumentano e le dimostrazioni di predominio sono frequenti. I membri del branco si sfidano a vicenda con una gran varietà di espressioni facciali. Labbra arricciate, denti scoperti e orecchie protese all'esterno stanno a significare: vattene, il bottino è mio! Crescendo, i cuccioli dovranno imparare a imporsi e a competere per un posto a tavola come il resto del gruppo. Resteranno con il branco fino all'età di 2 o 3 anni, aiutando gli alfa a cacciare e a crescere la nuova generazione di fratelli. Ma un giorno si allontaneranno, prima i maschi, poi le femmine. Vagheranno in cerca di altri simili per formare un proprio branco, e alcuni diventeranno alfa, conquistandosi il diritto di riprodursi.
Nei Carpazi, sia prede che predatori giocano un ruolo fondamentale nel mantenere il sano equilibrio naturale di queste antiche foreste. Nel cuore di un continente sempre più affollato, questi monti impervi offrono un rifugio ineguagliabile e uno spaccato di un'antica Europa selvaggia.